Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione di Social Pharma Tabloid in questa edizione. Influenza, in aumento le vendite di farmaci di automedicazione. Brusco incremento di casi di influenza in questo 2018, ma i numeri non sono ancora al culmine. Il picco è infatti previsto per la metà di gennaio. In aumento anche le vendite di farmaci di automedicazione, così come riportato da Federpharma. In ogni caso, i consigli da seguire, oltre a quelli classici, sono idratazione frequente, alimentazione equilibrata e niente sbalzi di temperatura. Istruzioni galeniche. 12 video lezioni per il farmacista disponibili singolarmente a 29 euro. Acquistale online sulla piattaforma e-learning di Social Pharma. Sacchetti a pagamento anche in farmacia, botta e risposta tra Conad e Federpharma. La legge che impone il pagamento dei sacchetti biodegradabili anche in farmacia continua a creare polemica. Dopo la pubblicazione di un tweet dell'amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese, che accusa le farmacie di far pagare i sacchetti ben 2 centesimi, arriva testuale la risposta del presidente di Federpharma, Marco Cossolo. Pugliese dovrebbe conoscere la normativa che dal 1 gennaio 2018 obbliga tutti gli esercizi commerciali a far pagare i sacchetti. Tale obbligo, continua Cossolo, riguarda anche le farmacie che finora li hanno forniti gratuitamente al contrario dei supermercati. Nel frattempo, Fofi fa sapere con una circolare che per eventuali trasgressori sono previste severe sanzioni. Ibuprofene, possibili danni per la fertilità maschile. Principio attivo di molti antinfiammatori da banco, l'ibuprofene è uno degli analgesici più utilizzati al mondo, spesso anche in dosi eccessive. Ora, i risultati di uno studio internazionale evidenziano delle alterazioni della salute riproduttiva nell'uomo, in particolare nei giovani maschi, conseguenti ad un'assunzione prolungata. Tale fenomeno sarebbe imputabile agli effetti antiandrogeni degli analgesici. Gli esperti però invitano alla cautela, servono più conferme. AIFA ritira dal mercato 8 lotti di un antidepressivo. Si tratta dell'amlodipina besilato, preparato utilizzato per la terapia e la cura dell'ipertensione, il trattamento della pressione alta e di un tipo di dolore toracico detto angina. Il farmaco appartiene alla categoria degli antidepressivi e può essere acquistato solo con prescrizione medica. Nei pazienti ipertesi il farmaco agisce facendo rilassare i vasi sanguigni in modo che il sangue possa defluire più facilmente. Nei pazienti con angina invece migliora l'apporto sanguigno al muscolo cardiaco. A Bologna chiudono le comunali, azioni vendute con un'asta pubblica. La chiusura è prevista entro l'estate, settembre al massimo. Immediatamente dopo, a Bologna, le farmacie comunali diventeranno tutte private. La notizia, riportata su La Repubblica, annuncia la decisione di Palazzo d'Accursio di vendere il 16% delle azioni con un'asta pubblica. A riguardo, il segretario generale di Assofarm, Francesco Schito, non si dice particolarmente preoccupato, piuttosto descrive la questione bolognese come una privatizzazione fredda, che ha a che fare più con una gestione delle farmacie che con la loro proprietà. È tutto per questa edizione, appuntamento alla prossima settimana o in alternativa on demand sul portale socialpharma.it.